illustratore e designer inglese Edward Burne-Jones è una figura chiave nella seconda fase del pre-raffaelitismo. Nel 1853 si iscrisse all'Università di Oxford per studiare teologia, poi però rivolse i suoi interessi all'arte, grazie a William Morris, suo compagno di studi, e Rossetti, che su Burne-Jones esercitò un'influenza decisiva. Nel 1856 lasciò Oxford senza terminare gli studi e si stabilì a Londra. Rossetti gli diede qualche lezione e per un breve periodo Burne-Jones seguì un corso di disegno dal vero. Ma possiamo affermare che questo artista fu essenzialmente un autodidatta, ispirato dal padre intagliatore. Nel corso della sua vita viaggiò molto e soggiornò dapprima in Francia, assieme a William Morris, e poi in Italia, a Firenze, Pisa, Siena e Venezia, con l'amico, scrittore e poeta John Ruskin. La passione per la poesia spinse Burne-Jones a fondare insieme a Morris una piccola società letteraria chiamata The Brotherhood. Lo stile di Burne-Jones è molto classico e le sue figure allungate si rifanno all'esempio di Botticelli. Questo artista prediligeva soggetti legati alla mitologia e al periodo medievale. Di conseguenza non apprezzava le tendenze dell'arte moderna come quella degli impressionisti. Definì i loro dipinti come paesaggi con prostitute. Una frase in particolare riassume le idee di questo artista sulla pittura. Per me un dipinto è un bellissimo sogno romantico di qualcosa che mai è stato e mai sarà, in una terra che nessuno può definire o ricordare, ma solo desiderare, e conforme di una bellezza divina. Forse le opere che meglio rappresentano la poetica dell'artista sono quelle della serie della Bella Addormentata, soggetto che fu realizzato dal pittore in tre serie diverse nel corso degli anni. La genesi di questo ciclo è legata al ricco uomo d'affari collezionista di opere del 400 italiano William Graham, che fu il più importante mecenate di Burne-Jones. Pochi artisti hanno saputo creare come lui atmosfere sospese tra la fiaba e il sogno. Da una fonte di ispirazione particolare come era la pittura italiana del 400, ricomposta e mescolata con il gusto romantico. Le sue opere ci trasportano in mondi tra il sogno e la realtà, in un'atmosfera sospesa, le cui forme anticiparono l'Art Nouveau. Le composizioni di questo artista tendono a essere piatte e decorative, simili a fregi, con superfici ricche di velature. La sensibilità per i motivi disegnati gli fu di grande aiuto per il suo lavoro di designer. Nel 1861 fu infatti tra i membri fondatori della Compagnia delle Arti di William Morris, per la quale progettò vetrate e carte da parati. Burne-Jones lavorò in maniera appartata e isolata fino al 1877. In quell'anno divenne improvvisamente famoso grazie a 8 grandi dipinti esposti alla mostra d'apertura della Grosvenor Gallery. Da allora l'artista acquistò enorme fama e prestigio in Gran Bretagna ed Europa, influenzando il simbolismo francese. All'apice della fama, Burne-Jones ricevette nel 1894 il titolo di baronetto. La morte lo sorprese nel 1898, mentre era impegnato nel suo ultimo progetto per un arazzo. La reputazione di Burne-Jones scemò dopo la sua morte e fu solo negli anni 60 del Novecento che la sua opera venne riconsiderata. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!